Ciao, sto bevendo un succo d'arancia e oggi devo finire un progetto che ho in ballo da una vita. Li vedete? Si chiamano stencil e non ho ancora finito di fare tutta la parete. Sono mesi che ho in ballo questa cosa, ma oggi almeno questo lato lo voglio finire, ve lo voglio far vedere e adesso vi lascio alle clip della Shanti di mesi fa che iniziava questa cosa. Ci rivediamo dopo. Buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi un progetto DIY, possiamo chiamarlo così, di una cosa che ho previsto mesi fa e finalmente riusciamo a farla. Perché abbiamo aspettato così tanto? Perché sei pigra. Non è pigrizia, non sono mai a casa. Era più urgente sistemare i cartoni. Comunque, progettando un po' questo appartamento, una cosa che volevo assolutamente fare erano gli stencil sul muro, per fare un effetto più nobile, regale, adatto al mio lignaggio. E quindi un muro in questa stanza e un muro nella camera da letto verrà fatto a mo' di stencil. In questo video vedrete quello nella sala, nella stanza azzurra, perché è il muro più piccolino, è il primo che proviamo e non avrebbe senso fare, cioè filmare tutti e due, però vedrete sicuramente il risultato dell'altro sul mio Instagram o comunque nei prossimi video. E mettiamoci all'opera, vi faccio vedere che cosa serve per fare un muro stencilato, si dice? Uno stencil che io ho preso da Royal Design Studio, vi lascerò il link nell'info box, della pittura per fare gli stencil che io ho preso sempre dallo stesso sito. Se volete prenderne uno, non so, nel vostro colorificio, chiedete bene una pittura che sia adatta a una cosa da muro, diciamo. E comunque qua, allora, l'oro è per la stanza azzurra, mentre questo che sarà tipo un perla e l'argento sono per la stanza lilla. Per pitturare, a seconda del tipo di design che avete, potete usare o un piccolo rullo o un pennello come questo o di dimensioni più grandi. Vi consiglio di fare un po' di ricerche prima su internet su qual è il migliore per quello che volete fare voi. Insomma, io questo qua l'ho preso sempre dallo stesso sito e vedremo, spero che vada bene. Secondo Alberto è troppo piccolo, ma io non credo. Non indispensabile, però utile se dovete alla fine pulire il vostro pennello e pulirlo bene, soprattutto se volete cambiare colore. C'è questa cosa che sembra quando ero piccola che mettevo le perline. Vabbè, serve semplicemente per pulire il pennello in profondità. Indispensabile per attaccare lo stencil al muro è uno scotch da pittore, quindi non lo scotch normale che rischierebbe di rovinare il nostro muro, il nostro stencil, ma uno scotch che si mette e toglie con facilità. Allora, noi abbiamo spostato il tavolo, che di solito è più in là, e la lampada, che di solito è là in fondo, per fare spazio qui davanti al muro che dovremo stencilare, quindi in modo da potersi muovere. E non penso che non metteremo niente per terra, perché non dovrebbe cadere giù, perché vedrete il modo in cui si pittura richiede di non avere tanta pittura sul pennello, quindi non penso che ci saranno gocce in giro. Il consiglio che ho trovato è quello di partire dal centro, ovvero noi partiremo dall'alto, si va dall'alto verso il basso, dal centro, in modo che poi si finisca su entrambi i lati nello stesso modo, perché se si comincia qua che lo stencil è, cioè parte effettivamente giusto e arriva che qua magari si divide a metà, poi è brutto e sembra sbilanciato, mentre se partite nello stesso modo al centro arriva in fondo, che appunto finisce nello stesso modo e sembra più equilibrato. Come potete notare, non ho ancora le lampade al muro. Ora aspetto che Alberto arrivi e salgo sulla scala e attacco il primo stencil qua, e lui farà le riprese da basso mentre io lavoro e terrà d'occhio il pranzo che sta cuocendo in questo momento. Allora, prendete un po' di colore, assolutamente bisogna lasciare, non so come spiegare, ma se c'è un eccesso rischia di passare sotto lo stencil, quindi spero che così sia sufficiente. Guardate come arancione Shanti sulle spalle. Allora, adesso per fare il prossimo passo bisogna trovare i punti che corrispondono. Alberto, riesci a trovarli? No. Tra una passata di stencil e l'altro, secondo me è meglio ripulirlo, perché non so se si vede in camera, ma un pochino passa sotto e si rischia che poi quando lo si rincolla poi rimane sul muro il colore che appunto era andato sotto la volta prima. Quindi date una pulita, la cosa allunga i tempi ma ne vale la pena. Rieccoci ragazzi, allora questa è la Shanti del presente che parla. Oggi vorrei almeno finire questa parte qua, perché voglio appoggiarci delle cose, voglio usarla come parete anche per i video, quindi oggi si fa, oggi finisco. Ce l'ho fatta!
Allora, c'è da dire che qua in basso non so ancora cosa fare, perché tipo lì con tutte le prese sarà un casino se veramente voglio farlo, che lì in basso sarebbe molto complicato, quindi per ora lo lascio così, che secondo me non sta neanche così male. Prima di salutarvi e andare a fare tutte le altre mille cose che ho da fare, volevo farvi vedere un'ultima cosa che ho intenzione di fare con un pennellino molto piccolo. Faccio vedere, ci sono alcuni punti dove magari ci sono degli errori, dei buchi, o tipo qua al bordo che sono fatti un pochino male, vado a ripassarli. È molto strano dipingere un muro. Ok, farlo con la telecamera in mano è ancora più difficile, ma era giusto per farvi capire. Poi per esempio dove ci sono errori di questo tipo devo andare a ricercare l'azzurro del mio muro per pulire i bordi. Però ecco, questi sono i lavori di fino che si fanno veramente all'ultimo quando si ha tempo, cioè non io adesso. Bene, vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, sono felicissima di aver finito almeno questa parte. Però per quando vedrete la parmenture, che spero sia presto, avrò fatto anche l'altro muro. Quindi niente, vi ringrazio tantissimo, spero di avervi dato magari qualche idea. Vi lascio tutti i link qua sotto se è una cosa che volete replicare e assolutamente taggatemi, perché io adoro i muri fatti così, lo trovo super regale, lo adoro. E niente, se provate a ricreare una cosa del genere, assolutamente fatemi sapere. Allora, non è difficile, però prende tanto tempo. Io non so perché su quel sito dicono: ma sì, in un'ora avete fatto! Un'ora! Un'ora! In un'ora faccio forse 4 stencil! Quindi ecco, prendetevi un po' di tempo, cioè... Qui dipende anche da quanto è grande il vostro muro, da quanto è alto il vostro muro, se c'è qualcuno che vi aiuta. So che vendono sul sito la versione degli stencil tipo A2 o A4, così che incollate tutto e non dovete ogni volta togliere, staccare, rimettere. Che poi io ogni volta che tolgo lo stencil dall'altro lato lo pulisco per evitare che appunto ci siano macchie nello stencil dopo. Quindi è un processo un pochino lungo, ma trovo che ne valga veramente la pena. Quindi niente, ancora grazie e alla prossima! Ciao!